Cari amici di Kaleidoscopio, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento consueto con la nostra trasmissione. Ci siamo spostati questa settimana, non siamo andati in onda di martedì, andiamo in onda oggi, giovedì 25 novembre, con una puntata speciale dedicata proprio alla giornata internazionale per la lotta alla violenza contro le donne. Questa mattina ad Ischia, al Teatro Polifunzionale, un evento organizzato da vari enti capeggiati dal comune di Ischia, con tantissimi ospiti, tanti relatori. Noi siamo stati ad ascoltare questa tavola rotonda e poi ad intervistare i protagonisti. Vediamo che cosa è successo attraverso le voci dei protagonisti in questo servizio. Con Lucia Nicelli, la direttrice della Biblioteca Antoniana, qui al Polifunzionale per la giornata contro la violenza di genere, contro la violenza sulle donne, un primo momento in una giornata che vede tanti appuntamenti. Sì, in effetti proprio la sinergia di questa giornata secondo me rappresenta la cifra in più. Sono diversi anni che diversi comuni, mediante la compartecipazione di più delegate alle pari opportunità, al centro antiviolenza e diversi soggetti coinvolti diciamo, nel contrasto di questo fenomeno, ahimè ancora così attuale, appunto si coalizzano appunto per celebrare questa giornata. Quest'anno la Biblioteca Antoniana offre il proprio contributo, come sempre, in un pomeriggio dedicato alla letteratura. Lo scorso anno una maratona di lettura, quest'anno la biblioteca ritorna su due pubblicazioni che ha valorizzato già nel corso di quest'anno. Una è La vera storia di Marzia Basile, libro di Maurizio Ponticello, e l'altra è L'orchidea marina di Francesca Colella. Due pubblicazioni che riproponiamo con la presenza degli autori in sala presso il Comune di Lacquameno, nella sala consiliare a partire dalle 16:30 questo pomeriggio. Sarà l'occasione per poter scoprire il ruolo che la letteratura svolge nella lotta contro la violenza di genere e soprattutto circa il valore costante che la letteratura, le biblioteche, gli istituti scolastici che si avvalgono, diciamo, di quello che è l'utilizzo di uno strumento così potente come il libro, appunto, svolgono costantemente. Quindi racconteremo la storia, due storie molto analoghe. La storia di Marzia Basile, ambientata ai primi del Seicento, e la storia di Carmela, un'ischitana che negli anni 20 del Novecento viveva appunto l'esperienza del femminicidio. Ecco, aprirò questo mio intervento con un pensiero che voglio condividere con voi tutti. La letteratura, ecco, questi libri in effetti rappresentano la seconda vita di due donne a cui è stata sottratta. Quindi il potere che ha la letteratura e che ha il libro è chiaramente manifestato ed espresso attraverso proprio una tematica così importante. Loro rivivono attraverso queste pagine e oggi ne parleremo appunto con Maurizio Ponticello e Francesca Colella. Loro rivivono, ma loro rivivono per fare in modo che non debbano esserci altre Marzia Basile, no? A cadere sotto i colpi della violenza. Assolutamente, questo è il senso che ha l'utilizzo della letteratura, del libro a questo scopo è proprio questo, quello di creare una sensibilità verso una tematica così importante. Vivere l'esperienza indirettamente di chi ha subito violenza significa avere contezza proprio concreta di quelli che erano i limiti culturali di un tempo e interrogarsi su quelli che ancora permangono. Quindi in effetti è sempre un'occasione di dialogo e di condivisione, ma soprattutto di dialogo con se stessi, di confronto con la società nella quale appunto si vive. E quindi ecco uno sguardo al passato per potersi interrogare, appunto, potercisi interrogare, per poter interrogare appunto il nostro presente, per poter capire dove stiamo andando. Al Polifunzionale anche la dottoressa Arnalda Falco per dare il suo contributo in una giornata che insiste ancora su un tema che non smette mai di aggiungere ulteriori capitoli, purtroppo, a questa storia. Buongiorno, buongiorno. Sì, oggi ci siamo riuniti per questa tavola rotonda qui al Polifunzionale con le amministrazioni isolane, le forze dell'ordine, il centro antiviolenza Non da sola di Ischia
la presentazione di un corso di autodifesa personale che sarà gratuito da parte di Francesco Di Meglio e della sua palestra, proprio per dare un incentivo, fare un qualcosa in più ancora per quanto riguarda questa tematica così difficile e particolare. Abbiamo parlato di violenza fisica, di violenza psicologica, ma abbiamo voluto sottolineare l'importanza della violenza economica, un aspetto ancora del tutto poco conosciuto ma molto importante, perché come abbiamo sottolineato la maggior parte dei casi ci si ritrova anche dopo aver denunciato senza i fondi necessari per portare avanti la famiglia e il sostentamento dei propri figli. Quindi ancora una volta ci siamo riuniti per portare avanti, per mettere l'accento su queste tematiche così fondamentali e speriamo sempre nel lavoro di rete, nella collaborazione delle amministrazioni ma anche della comunità proprio per il sostegno non solo del centro antiviolenza ma proprio della tematica che è così fondamentale e anche così importante purtroppo ancora oggi. È un tema che deve interessare soprattutto alle donne, quello del contrasto alla violenza alle donne, ma non solo, bisogna riuscire a scalfire anche quello che è la mente, le abitudini, forse anche tante volte il contesto nel quale vivono soprattutto i maschietti. Come abbiamo sottolineato prima, anche grazie al preside Sironi, il preside del Telese, dell'alberghiero, più che difendere le donne e aiutare le donne, io pongo l'accento sull'educare i maschi, che è la cosa fondamentale. Per questo oggi ci siamo rivolti ai ragazzi delle scuole superiori, ma l'educazione deve partire dalle scuole dell'infanzia, dalla scuola primaria, è la base proprio, perché educando gli uomini rendiamo libere le donne che non lo sono. Quindi partire dal basso, partire dai bambini, dalle bambine, insegnare loro le parole giuste con le quali porsi, insegnare loro quali sono i gesti, quali sono le cose da mettere in atto per evitare che si crei questo gap istituzionale che c'è. C'è ancora purtroppo nel 2021 l'idea che l'uomo è su e la donna è giù. Quindi noi dobbiamo cercare di togliere questo gradino e portare a una parità. Ce la possiamo fare? Sì, perché quello che vogliamo e il nostro impegno è questo, già a partire dalle scuole per cercare di educare i maschi al rispetto della femmina, della femminuccia. La tematica che permette a noi tutti di riflettere e di capire che gli strumenti, che la rete esiste, gli strumenti a tutela della donna sono disponibili, sono immediati, sono efficaci e, come vedremo, come abbiamo già visto, concreti. Tanto è stato fatto, lo diceva il nostro preside Sironi, si è partito dal delitto d'onore veramente odioso, il matrimonio riparatore che permetteva di estinguere il reato di violenza sessuale se la donna poi sposava il proprio carnefice. Ragazzi, stiamo parlando proprio di mondi veramente lontani che sembrano forse risalenti all'epoca del Medioevo, ma in realtà si sta parlando di 30 anni fa, 40 anni fa circa. Il delitto d'onore che permetteva di giustificare un uomo che aveva provocato la morte della donna per tutelare l'onore della famiglia, cioè si basava il nostro ordinamento nel bilanciamento degli interessi, andava a dare un maggior peso all'onore della famiglia piuttosto che alla vita di una donna. Cioè, stiamo parlando veramente di un messaggio fortissimo che nel corso del tempo, con l'evoluzione della società, grazie alle battaglie che sono state fatte, grazie all'attenzione che tutte le istituzioni e voi giovani, soprattutto noi giovani, soprattutto abbiamo posto sull'argomento, abbiamo invertito la tendenza. Oggi si è arrivato al reddito di libertà, ne abbiamo parlato, si è arrivato a misure come l'introduzione del codice rosso, che cos'è? Una corsia preferenziale, ma veramente preferenziale, che permette alle forze dell'ordine, all'autorità giudiziaria, quindi ai magistrati, di intervenire in maniera
decisa nei casi di violenza di genere, cioè quando parte una denuncia si interviene in maniera netta. Si parlava prima dell'arresto in flagranza di reato in caso di violazione della misura del divieto di avvicinamento, quindi reati, diciamo, che sono stati introdotti e che hanno sovvertito il bilanciamento degli interessi che il nostro ordinamento pone sulla tematica. Come dice sempre mio padre, ciò che non succede in una vita intera può succedere in 10 secondi, e se quei 10 secondi non siamo preparati e siamo pronti, potrebbero essere gli ultimi. Io mi occupo in particolar modo, ecco, della difesa per le donne, però trascino con me anche gli uomini, nel senso che per poter avere un'efficacia degli esercizi, affinché questi esercizi possano essere più veritieri possibili, affianco gli uomini con delle simulazioni di strangolamenti, e vi posso assicurare che anche solo una simulazione di strangolamento ci può mettere con le spalle al muro. Possiamo sentirci impotenti e piccoli così, ma con delle tecniche di grappolo, con tecniche di arti marziali, possiamo cercare anche di ovviare e sapere anche come reagire a questo. Voglio concludere con una piccola affermazione di un mio collega istruttore di grappolo, Lovaudi, che dice: noi non vendiamo corsi di difesa personale, ma noi vendiamo opportunità per saperci difendere. Grazie. Con il sindaco di Serrata Fontana, Irene Iacono, stamattina qui ad Ischia per dare un'ulteriore testimonianza in questa giornata così speciale per un tema così scottante come quello della violenza contro le donne. Sì, esatto. Buongiorno a tutti. Stamattina una mattinata ricca di eventi, di appuntamenti importanti per sensibilizzare sul tema così scottante e così delicato che è quello della violenza contro le donne. Abbiamo voluto oggi fare questo evento congiunto con tutte le amministrazioni dell'Isola d'Ischia, proprio per dare il senso di rete, proprio per far sì che le vittime di violenza sappiano a chi rivolgersi nel caso in cui, ecco, appunto, subiscono gesti violenti. Una giornata anche molto importante, trascorsa soprattutto con i ragazzi, e con la speranza e con l'auspicio che abbiano potuto comprendere l'importanza di riattivare alcuni comportamenti che sono tesi al rispetto dell'altra persona, al rispetto reciproco, ma soprattutto, diciamo, anche alla gentilezza. Ecco, il recupero di questi valori importanti sta alla base, diciamo, di un percorso anche teso alla eliminazione di ogni forma di violenza. Carmela Monti da Lacquameno ad Ischia per partecipare a questa giornata contro questa piccola maratona sul 25 novembre, la giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, un argomento per il quale c'è tanto da fare da parte delle donne, sulle donne, ma anche sugli uomini. Allora, noi siamo partite stamattina, Carmen Criscuolo che ringrazio, in quest'unità proprio di intenti, e quindi abbiamo cominciato così con i ragazzi e sviscerando proprio il tema. Oggi pomeriggio invece sono padrona di casa in questo appuntamento rosa. Non ho strutturato questo evento perché voglio che sia davvero una chiacchierata tra donne che vogliono impegnarsi. Io voglio creare, a parte questa rete che già c'è, però centrare un obiettivo alla volta, anche piccolo, c'è tantissimo da fare, hai ragione, quindi prendere un obiettivo, trovarne uno che sia subito da concretizzare immediatamente, da questo partire, progettualità, e voglio creare un appuntamento mensile, quindi esplorare a 360 gradi il mondo che ruota attorno a una donna, che può essere anche frivolo, diciamo così, donna, che ne so, bellezza e salute, ma altri problemi, altri temi fondamentali per una donna, e con l'aiuto degli uomini chiaramente andare a concretizzare. Con Carmen Criscuolo, organizzatrice questa mattina qui al Polifunzionale di questa giornata dedicata all'eliminazione della violenza contro le donne, un compito arduo, il segnale
ancora una volta è stato quello di partire dai giovani. Certo, sono loro le persone alle quali dobbiamo rivolgerci, loro e non soltanto naturalmente, ma sono quelli sui quali bisogna puntare per cercare di cambiare il futuro rispetto a questa che è diventata piano piano una vera e propria emergenza. Ci tengo a precisare che l'organizzazione è stata collettiva, c'è stata una fantastica sinergia con tutte le amministratrici presenti questa mattina, con le forze dell'ordine, con gli istituti, con i professori e le presidi che sono stati entusiasti di partecipare, e, perché il punto si è parlato moltissimo dell'importanza di fare rete e soltanto potendo agire tutti insieme e poter anche spiegare ai ragazzi l'aspetto teorico sicuramente fondamentale, ma poi quello pratico con i modi per poter raggiungere il centro antiviolenza su quelle che sono le testimonianze di chi è stato vittima di questo tipo di violenza, pensiamo che sia stato poi quello che è riuscito probabilmente ad arrivare ai giovani. Il centro antiviolenza che svolge un compito fondamentale, probabilmente anche senza purtroppo riuscire a raggiungere tutte le persone che ne avrebbero bisogno. Non è difficile immaginare che ci siano tante persone che il fatto che esista un centro del genere a Ischia neanche lo sanno. Sì, diciamo che la problematica è un pochettino più ampia, nel senso che intanto purtroppo il centro è aperto e solo ed esclusivamente grazie agli assistenti sociali che lavorano per l'ambito, per i singoli comuni, e soltanto periodicamente quando arrivano i fondi dalla regione Campania possiamo integrare con figure che sono appunto la psicologa, la criminologa, persone che poi oggettivamente sono quelle che accompagnano la vittima della violenza nello step successivo. È per questo motivo che anche grazie all'impegno dell'assessore Fortini della Regione Campania e della consigliera Fiola, persone che comunque sono sempre state vicino sul nostro territorio e con le quali ci riferiamo su determinate tematiche, stiamo cercando di fare in modo che questi fondi possano essere erogati in maniera continuata, in maniera tale appunto da poter garantire continuità a questo tipo di attività. E questo ci potrà consentire poi di poter essere anche più presenti sul territorio, perché oggi anche banalmente occuparci della comunicazione diventa complicato avendo pochissimo personale e potendo quindi operare sul territorio. Stiamo lavorando per questo e con le altre amministratrici è proprio questa la volontà, anzi avevamo in animo proprio di preparare un documento da sottoporre alla Regione e se dovesse essere necessario anche al Ministero. Questa mattina abbiamo avuto l'intervento della deputata Annibali, abbiamo parlato più volte con il ministro Bonetti, insomma le amministrazioni e le istituzioni ci sono ed è in questi momenti che devono esserci e devono farsi vedere. Tanti appuntamenti per questo 25 novembre che trovano poi il loro culmine questa sera in uno spettacolo sempre qui al Teatro Polifunzionale con i Divini Commedianti. Sì, infatti la giornata nasce al Polifunzionale e finisce al Polifunzionale passando per questo appuntamento importante nella Sala del Consiglio di Laccameno con la Biblioteca Antoniana che va in trasferta, che va a presentare proprio lì. Ci saranno delle letture con autori e naturalmente con tutti gli ospiti presenti, ma appunto come dicevo grazie ai Divini Commedianti che hanno replicato uno spettacolo messo in scena già questo fine settimana, ma per questa giornata, visto che appunto il tema è proprio quello della violenza sulle donne, hanno voluto replicare e quindi aspettiamo tutti quanti questa sera per l'appuntamento con la sala d'attesa. E anche l'assessore Gianna Galasso del comune di Forio ha voluto mandarci un suo intervento. Andiamo a vedere il contributo che è arrivato dal comune di Forio. Ogni donna può subire violenza, indipendentemente dal grado, dalla istruzione. Tutte le donne, purtroppo, possono essere oggetto di violenza da parte dell'uomo. Oggi, 25 novembre 2021, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, anche per quest'anno il Comune di Forio continua l'opera di sensibilizzazione contro questo triste tema.
Negli anni sono state proposte varie iniziative proprio tendenti a sensibilizzare su questo punto, e anche quest'anno il Comune non è da meno. Infatti, oltre all'illuminazione in modo simbolico del torrione di rosso, verrà fatta un'installazione artistica di scarpette rosse, e per creare comunque qualcosa di più concreto rispetto alle varie iniziative che sono state poste in essere, quest'anno partirà anche un corso di autodifesa diretto a tutte le donne residenti a Forio, gratuito, che verrà organizzato dalla SD Olympic Judo di Forio. Questo corso mirerà proprio a sì insegnare le tecniche di difesa femminile, ma proprio a creare una rete fra le varie donne che vorranno partecipare, a migliorare l'autostima, a farsi proprio ogni donna finirà per conoscere meglio se stessa, e si parlerà di violenza, si verrà finalmente comunque questo tema comunque diventerà si finirà per parlarne, per imparare queste tecniche di difesa, ma anche proprio per si finirà proprio per conoscersi meglio, e anche per un modo anche di far venir meno quell'omertà, quel silenzio, quella paura e quella vergogna che accompagna molto spesso la donna vittima di violenza. Perché quello che bisogna capire è che le donne che subiscono violenza sono solo delle vittime e non è mai colpa loro, quindi non bisogna vergognarsi, bisogna parlarne e bisogna sempre avere il coraggio di denunciare e di fare fronte comune, perché insieme la violenza si può sconfiggere. Tempi un po' stretti quest'oggi per la nostra trasmissione. Prima di salutarvi, vi facciamo vedere però un prodotto che abbiamo realizzato insieme a Metamorphosis, con la collaborazione anche di Salvatore Ronga, un videoclip tratto da un romanzo di Maurizio De Giovanni, che abbiamo voluto girare appunto per il 25 novembre, per la giornata internazionale per la lotta alla violenza sulle donne. E allora vi salutiamo così. Dopo di noi invece ci sarà il documentario che è già andato in onda lo scorso 8 marzo, ovvero Donna tutto l'anno. Grazie per averci seguito e vi lascio con i contributi filmati. Filomena Russo uscì dal basso, stringendo il nodo del fazzoletto sul collo. Sentiva freddo. L'inverno quell'anno le sembrava eterno. Il vento gelido la percosse, mentre si fermava a chiudere col chiavistello la porta di legno. «Puttana», vide scritto col gesso. «Maledetti», pensò, «maledetti». Vico del Fico era un budello, una rientranza a metà di una delle salite dei quartieri spagnoli. All'ingresso, un'edicola della Madonna dell'Assunta, qualche fiore per la speranza di grazie mai ricevute. Poi una piazzetta, invisibile dalla strada. 5 bassi brulicanti di vita sormontati dalle finestre alte e buie di antichi palazzi semivuoti. La luce del sole per poche ore al giorno, per il resto l'umido e l'ombra erano i padroni. Un piccolo paese nel cuore di una città, e lei straniera in quel paese. A testa bassa, il bavero alzato a coprire metà della faccia, il fazzoletto per l'altra metà, il vecchio soprabito da uomo, reso informe dall'uso, scarpe con la suola di cartone, attenta a evitare le pozzanghere, altrimenti i piedi sarebbero rimasti bagnati per tutto il giorno. E i piedi le servivano, dovendo sostenerla per la lunga, faticosa giornata nel negozio di tessuti di via Toledo. Camminava svelta, guardando a terra, lungo il muro. Sentiva addosso gli occhi ostili che la seguivano dalle finestre. Sentiva l'odio. Per fortuna quella sera sarebbe rientrata prima di suo figlio. Avrebbe potuto cancellare la scritta. Era gesso o calce. Sarebbe bastata l'acqua. Era già accaduto in passato. Un infame l'aveva incisa col coltello e lei aveva dovuto grattare per un'ora. Gaetano aveva chiesto. Niente, aveva risposto. Niente. Non hanno che pensare. Dietro il bavero sorrise ironica. Puttana. Puttana lei, che da 2 anni la mano di un uomo non la carezzava. Lei che rifuggiva dagli sguardi. Puttana lei che aveva avuto un solo uomo e uno ne avrebbe avuto per sempre, perché il suo Gennaro era morto e altre mani addosso non ne avrebbe sopportate. All'angolo del vicolo, come ogni mattina,
era fermo Don Luigi Costanzo. Avrebbe voluto scansarlo, ma una volta che aveva cambiato strada, lui era venuto la sera a bussare alla porta del basso. L'aveva presa per il braccio, facendole male e sibilandole sulla faccia spaventata. Non lo fare mai più. Ti vengo a prendere dove stai. Non lo fare mai più. Ti vengo a prendere dove stai. Gaetano guardava dall'ombra, un urlo negli occhi e non sulla bocca. Lei lo aveva rassicurato con un cenno. Non temere, figlio mio bello, non ti preoccupare. Adesso questo bastardo se ne va. Era giovane Don Luigi, ma si diceva ne avesse già ammazzati due. Un guappo in carriera e un futuro capoquartiere. Sposato, due figli in 2 anni. E allora, che voleva da lei? Mi hai fatto perdere la testa. Ti devo avere. E come te l'ho fatta perdere questa testa? Se non ti ho mai nemmeno guardato. Se non ti ho mai nemmeno guardato. Se faccio la vita della schiava e lavoro dalla mattina alla sera per dare da mangiare a mio figlio. Per permettergli di imparare un mestiere, di campare, di avere un futuro. Lo aveva cacciato, minacciandolo di mettersi a urlare, di svergognarlo. Di farlo sapere alla giovane moglie o peggio, al suocero, il vero capoquartiere. Se n'era andato. Prima aveva sorriso al ragazzo, il sorriso di un diavolo. Ma che bel giovane, aveva detto. Carne tenera, per un coltello. Filomena aveva pianto per tutta la notte. Filomena affrettò il passo, per quanto glielo consentivano le scarpe rotte e le pietre bagnate. Cercò di evitare l'uomo, ma lui fece un rapido movimento laterale e le si parò davanti. Lei si bloccò, a testa bassa, il volto nascosto dal bavero. Lui emise un ridicolo suono con la bocca. Mi mandò un bacio prolungato. Lei rimase immobile, aspettando. Lui levò di tasca la mano, allungandola verso di lei, che fece un passo indietro. Poi disse: Filomè, è questione di tempo. Di tempo, pensò lei. Lui disse ridendo: E che fai così coperta? Pare che ti vergogni. Ti vergogni? Lei lo scansò e si avviò veloce verso via Toledo. Sì, pensò, mi vergogno. Filomena Russo si vergognava del suo peggior difetto, della sua condanna. Filomena Russo era la donna più bella della città. Filomena aspettava che la prima cliente entrasse nel negozio di tessuti dove lavorava. Ferma all'angolo della strada, infagottata nel soprabito e col fazzoletto stretto in testa, indifferente al vento, avrebbe volentieri sentito sulla pelle il tepore della grande stufa del negozio, di sicuro già accesa, ma non poteva ancora entrare. Sapeva che il signor De Rosa, proprietario del magazzino, teneva molto a rendere il locale confortevole, fin dall'apertura, convinto com'era che le clienti infreddolite si fermassero così più volentieri a scegliere e quindi a comprare. Ma sapeva pure che il signor De Rosa, cinquantenne già nonno, già da tempo la minacciava. Filomè, ti caccio. Se non vieni con me subito, io ti caccio. E invece se ci stai, ti faccio ricca. Regali, gioielli. Mi hai stregato, Filomè. Mi hai fatto uscire pazzo, mi devi guarire. Parlare con la moglie sarebbe stato inutile. La sua parola contro quella di un uomo rispettabile, stimato per la serietà e l'amore per la famiglia. Nella migliore delle ipotesi l'avrebbe mandata via in malo modo. E lei il lavoro non poteva perderlo. Non finché Gaetano era ancora un apprendista. Sarebbe stata costretta a fargli fare un mestiere di bassa forza, col quale avrebbe patito la fame per tutta la vita. E Gaetano veniva prima di ogni cosa. Diritta, all'angolo della strada, con tutta la sua bellezza celata in un vecchio soprabito, Filomena Russo aspettava e piangeva muta. Piedi, signori, davanti ad una donna, per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato. Per tutto questo, in piedi, signori, davanti ad una donna.
E non bastasse questo, inchinatevi ogni volta che vi guarda l'anima, perché lei la sa vedere, perché lei sa farla cantare. In piedi, signori, ogni volta che vi accarezza una mano, ogni volta che vi asciuga le lacrime come foste i suoi figli. E quando vi aspetta, anche se lei vorrebbe correre. In piedi, sempre in piedi, miei signori. Quando entra nella stanza e suona l'amore. E quando vi nasconde il dolore e la solitudine e il bisogno terribile di essere amata. Non provate ad allungare la vostra mano per aiutarla quando lei crolla sotto il peso del mondo. Non ha bisogno della vostra compassione. Ha bisogno che voi vi sediate in terra, vicino a lei, e che aspettiate che il cuore calmi il battito, che la paura scompaia, che tutto il mondo riprenda a girare tranquillo. E sarà sempre lei ad alzarsi per prima e a darvi la mano per tirarvi su, in modo da avvicinarvi al cielo, in quel cielo alto, dove la sua anima vive e da dove, signori, non la strapperete mai. Ha un bambino e una bambina e direi che io sono la persona nella sua scuola pubblica che cerca di organizzare al meglio le sue attività, tutto quello che deve fare, cerca di comprenderlo, di aiutare i docenti a comprendere quelle che sono le sue inclinazioni, i suoi talenti. Cerco di capire com'erano i luoghi e le persone vissute tanto tempo fa e com'era il luogo tanto tempo fa. La criminologa si occupa a 360 gradi di tutto ciò che concerne il crimine. Però c'è l'aspetto positivo del mio lavoro, che è quello di aiutare chi si trova in una situazione di difficoltà. Ecco, io ti direi che approfitto del fatto che tra poco sarà il 21 marzo, quindi la giornata della memoria e dell'impegno per Libera, di cui, come sai, forse sono referente per il presidio ischitano Dischi e Procida, diciamo, dedicato alla memoria di Gaetano Montanino. Ti direi, con questa frase di Saramago, che noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. E quindi senza memoria non esistiamo e senza responsabilità non meritiamo di esistere. Ma se dovessi parlare della mia vita in generale, direi che sono una tuttologa, nel senso delle mansioni che svolgo sia a casa, ovviamente con la famiglia, il marito, i figli, eccetera, e quello che poi invece è il mio lavoro all'interno dell'azienda, che portiamo avanti con la mia famiglia con grande impegno, da ormai tra nostro padre e noi da 50 anni. La contadina che vide la Madonna non voleva dirlo a nessuno, ma poi finì col confidarsi ad un'amica, perché niente esiste se non è raccontato. In due tennero il segreto e ne parlarono solo quando, lavorando nei campi, toccò loro un momento di riposo. La donna sperava in altre apparizioni e per questo più volte tornò da sola nel luogo benedetto e pianse. Ma la Madonna mai più volle mostrarsi. Passarono gli anni e quando nello stesso luogo e alla stessa ora la Madonna nuovamente apparve, la contadina continuò a zappare. La sua fede era rimasta intatta, ma il suo orgoglio era rimasto offeso. Io credo che le donne abbiano quella marcia in più, no? Quel sesto senso, quel saper annusare un po' più in là, dico sempre. E nel caso poi, nello specifico della criminologa che si occupa di violenza sulle donne, ancora di più. Perché c'è una maggiore fiducia nell'affidarsi ad una figura come la mia. È vero che la scuola è rosa, però è anche vero che fino a qualche tempo fa i posti di comando, quindi di dirigenza o di vice dirigenza, erano sempre maschili. Il grande cambiamento che c'è stato negli ultimi 15 anni, forse, ma neanche 10 anni, è che in Italia invece adesso
i posti di dirigenza sono occupati prevalentemente da donne. Se mi ha agevolato il fatto di essere donna? No, perché anche all'interno della scuola ti posso assicurare che negli anni, anche quando ero docente, molto spesso si subiva anche un po' di mobbing, perché alcune figure maschili non amavano prendere comandi, comunque indicazioni o ordini dalle figure femminili. All'inizio, io faccio più di 30 anni che faccio questo mestiere, e all'inizio uno si rapportava con un mondo di subacquei barra pescatori, quindi l'idea di essere diretti da una donna subacquea, chiaramente c'era una quantità di pregiudizi pazzeschi. Poi naturalmente tu devi dimostrare di saper far tutto come loro e anche meglio di loro, allora poi piano piano incominciano a prenderti in considerazione e si dimenticano che sei una donna e incominci a collaborare a pari livello. Ma all'inizio naturalmente sì, cioè diciamo tutto il lato di femminilità andava completamente oscurato e mascherato. Diciamo che avendo iniziato molto presto l'attività lavorativa a ridosso della laurea, la mia giovane età all'epoca, perché come le ho anticipato mio padre è scomparso prematuramente molti anni fa, ha giocato contro sia per il fatto che fossi una donna sia per il fatto che fossi giovane, perché le due cose insieme molto spesso significano impreparazione e approssimazione, non si dà il giusto peso a quello che potrebbe essere il valore di una donna in un campo lavorativo come quello alberghiero, che molto spesso viene inteso e declinato al maschile e non al femminile. Questa è la difficoltà che ho avuto io e anche poi a seguire le mie sorelle e mio fratello, però fortunatamente la serietà, la competenza che poi ho dimostrato insieme agli altri nel campo ha fatto sì che poi questa valenza sia stata poi valorizzata e riconosciuta. Il potere mafioso e genere, diciamo, ecco, c'è una forte rottura, nel senso che il potere mafioso si organizza attraverso questi modelli di virilità esasperata, esercita indiscriminatamente omofobia e misoginia. Diciamo che questo rivela in un certo senso la fragilità, la vulnerabilità del modello maschile rispetto ai nuovi schemi della contemporaneità. Loro temono il femminile e quindi lo distruggono. Sedea costei alla ruota d'amore e sul fior degli anni e fior delle bellezze a più d'un amante avea ferito il cuore coi suoi begli occhi e con laurate trezze. L'autore di questi versi è Giovanni della Carrettola, un cantastorie che alla fine del Cinquecento, tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento, tramandava ai posteri la vicenda di Marzia Basile. Oggi, grazie al romanzo di Maurizio Ponticello, La vera storia di Marzia Basile, edito da Mondadori, Marzia Basile continua a vivere e soprattutto continua a rappresentare la condizione delle donne di ogni tempo. La sua è la storia simbolo della condizione della donna tra Rinascimento e Barocco. Ha subito un processo per stregoneria funzionale alla necessità di eliminare questa donna. Ecco, mi piaceva proporvi questa lettura perché racconta il senso vero di una biblioteca. Maurizio Ponticello ha, attraverso il suo romanzo storico, riconsegnato al futuro Marzia Basile, ma soprattutto lo ha fatto coniugando la ricerca storica con gli esiti letterari del suo lavoro, attingendo ad archivi e biblioteche che appunto in area napoletana hanno saputo fornire tutti i documenti possibili per poter raccontare una storia che oramai rimarrà per sempre Marzia Basile con il suo sacrificio come simbolo della violenza troppo spesso perpetrata sulle donne. L'unico problema fu che nacque di nuovo una bambina. Il marito non la prese bene neanche questa volta. Appena lo seppe,
Don Muzio imprecò, quasi divelse la porta, batté i pugni su un muro e poi, piuttosto che prendersela con oggetti incapaci di soffrire, preferì riversare la propria rabbia direttamente sulla puerpera. Salì nella sua stanza e la menò senza pietà, accusandola di aver concepito di proposito un'altra femmina per screditarlo agli occhi di tutti. Dopo aver sfogato la propria frustrazione, Muzio uscì e si rintanò in una delle solite bettole a bere vino e a soddisfare i sensi, almeno quelli, ancorché a pagamento, continuavano a fornirgli qualche motivo di orgoglio. Marzia respirava appena, probabilmente un calcio del marito doveva averle incrinato una costola. Anche all'indomani dell'incidente ogni movimento era uno spasmo che le mozzava il fiato. «Tirate piano, piccere!» disse Margherita della Crocchia, un'anziana comare di Pinella che era andata a fare visita a Marzia accompagnata da Giovannella, una donna così vecchia da sembrare una mummia centenaria. La prima era alta e magra, aveva il volto lungo e rugoso, con dei peli di baffo sotto il naso. La seconda era più minuta e aveva la faccia che sembrava una maschera di cartapesta. Erano entrambe vestite di scuro e i loro occhi erano sottili e vispi. Non mostravano per nulla i segni dell'età che la gente genericamente attribuiva alle donne. «Fa male, non vi dovete muovere finché non si accongiano le ossa», aggiunse l'altra. «Bevete qua, Margherita, aiutatemi a sollevarla». Con un gemito, Marzia sorseggiò la pozione calda, un intruglio di erbe amare che le avrebbero fatta dormire senza tanti tormenti. Margherita riprese a riposare sulla brace dello scaldino alcune foglie secche che emanavano un odore intenso. A ogni fronda la vecchia sussurrava qualcosa in una lingua arcana, come se si trattasse di un'offerta. Quando riaprì gli occhi, Marzia rimase quasi abbagliata dal fulgore delle torce. Ancora semisvenuta, a stento si era accorta dei due carcerieri che le legavano i polsi a due tiranti fissati nel muro, costringendola a mantenere le braccia aperte. I sorveglianti finirono di strapparle da dosso i brandelli del vestito celeste e la lasciarono appesa alle funi. La posizione naturale le acuì la dolenza alle spalle. Restò sola nella stanza per molto tempo. Le gambe cominciarono a cederle, ma non poteva lasciarsi andare a causa della fitta che provava alle articolazioni. Aveva sete. La voglia di un sorso d'acqua la tormentava e incrementava la paura di quel che sarebbe accaduto. Non ne aveva idea. Era quasi impossibile entrare nella testa di un aguzzino, il cui fine era esclusivamente la sofferenza della preda. «Acqua!» implorava. «Acqua, vi prego!» Ma le sue preghiere non ebbe risposta. Più tardi, nel pomeriggio, Forse nel pomeriggio, nella stanza entrarono alcune persone. Marzia, sfinita, cercava di mantenersi in piedi, però crollava continuamente verso il basso, fino a sentire lacerarsi le giunture. «Datemi dell'acqua, abbiate pietà». Naturalmente sono cambiati anche i tempi, nel senso una cosa era all'inizio degli anni Ottanta, una cosa è nel 2020, anche le concezioni e il rapporto che c'è nell'ambiente lavorativo fra un uomo e una donna, grazie a Dio, sono migliorate. Per cui diciamo questo primo impatto così pieno di pregiudizi in realtà quasi non c'è più, perlomeno per le mie esperienze. Poi quello che aiuta però sono le esperienze pregresse in cui ti insegnano a stabilire un rapporto di affetto, goliardia, simpatia con tutta la squadra tra virgolette maschile, ma al tempo stesso imparare a farsi rispettare, quindi se uno dice A, A deve essere. Io amo condividere le decisioni, non mi piace, la donna solo al comando, l'uomo solo al comando non mi è mai piaciuta. Io
mi sento il dirigente di una scuola, quindi quello che deve dare, indicare la direzione verso la quale andare. Ho un'idea di scuola, ho un'idea di dove voglio andare e di cosa voglio fare, ma io da sola non potrei fare nulla. Abbiamo tante presenze femminili, anche di più sorelle all'interno di un'azienda dove appunto vige più o meno la stessa nostra organizzazione, e non ho mai trovato nessun tipo di discriminante neanche da parte della componente maschile degli altri albergatori. Sempre una grande stima e un grande rispetto, tra l'altro reciproco, che condividiamo anche nel corso delle riunioni che ormai non si tengono più in presenza, però laddove ci sono state e tuttora su piattaforme digitali, insomma, non ho mai subito nessun tipo di discriminazione, assolutamente. Mi trovo a dover lavorare in senso lato con le donne vittime di violenza, però la fortuna di avere una squadra di lavoro del tutto al femminile, che è una grande forza, un grande punto di valore per me, che sia quella del centro antiviolenza, ma che siano anche le figure istituzionali delle varie amministrazioni che appoggiano e sposano il nostro progetto. Ritengo che noi donne, mi scusi che sono di parte, siamo molto meglio degli uomini, nel senso che siamo capaci di essere multitasking, come le dicevo prima all'inizio di questa chiacchierata. Noi dobbiamo combattere e agire e organizzare tutto su più fronti, e siamo abituate da quando eravamo bambini a farlo, perché appunto le donne sono quelle che aiutano in casa, le mamme, nelle faccende domestiche, piuttosto che nel badare, come è successo anche a me da quando ero bambina, ai fratelli più piccoli, che erano sorelle e fratello, e poi seguire dopo il matrimonio i figli, la casa. Diciamo che penso che sia una bellissima avventura, io non l'ho fatta, però ecco, a volte c'è un po' di retorica sull'argomento. Io sono per una maternità allargata, amore per i più piccoli, i più deboli, gli indifesi in generale, non solo quelli che attengono la tua sfera, non solo i figli tuoi. Ecco, questo a volte è un limite che vedo in quelli che hanno figli, che vedono, guardano solo il sangue del loro sangue, hanno difficoltà e si sentono legittimati in questo. Invece no, è un limite, perché è come se io non volessi pagare le tasse o la scuola del figlio di qualcuno, perché io non ho figli. Che ragionamento è? Le streghe non hanno un cuore di carne, hanno un cuore d'argento. Quando le bruciano, succede ancora. Tra le ceneri del rogo può esserci un luccichio. Non è l'ultimo tizio che brucia. È il cuore d'argento che ha resistito alle fiamme. Una contadina promise in voto alla Madonna un cuore d'argento se le salvava il bambino. Il bambino guarì. Ma la madre incominciò a tormentarsi perché non aveva denaro per acquistare un ex voto. Un giorno che trafficava nel bosco per raccogliere frasche e pigne, in una radura tra gli alberi vide un palo bruciato, con sotto un tappeto morbido di cenere. La contadina con la mano sentì che era ancora caldo e in quel caldo incontrò un oggetto ancora rovente. Un cuore d'argento. Proprio quello che ci voleva. La donna lo prese, lo ripulì con lo scialle e si affrettò a portarlo in chiesa, dove tra braccia, gambe, orecchie e innumerevoli altri cuori d'argento appese anche il suo. Così il cuore della strega diventò un ex voto e la Madonna lo gradì come gli altri, perché come gli altri veniva dal dolore. Sì, purtroppo ancora oggi pensiamo che la quota rosa sia per dare un valore alla donna, quindi sia a livello politico che a livello manageriale, a livello societario, a livello economico. Io non sento mai parlare di quote azzurre. Questo cosa significa? Che ancora oggi dobbiamo affiancarci a una figura maschile per far sì che anche noi abbiamo la nostra visibilità. Non è giusto questo. Io proprio qualche giorno fa, quando tu mi hai chiamato, sono andata alla ricerca di quelle che erano cose sconosciute
Io ho scoperto che esiste anche una giornata internazionale dell'uomo. Tu lo sapevi? A me viene l'orticaria a volte quando sento questa espressione, perché non se ne dovrebbe proprio parlare, dovrebbe essere messa in atto, punto. Anche perché, e questa poi è una mia opinione personale, ma dall'altro canto suffragata anche da quella che è la realtà. Se lei pensa alla lingua italiana, no? Noi siamo tre sorelle e un fratello, però quando si parla di noi, si parla di fratelli, perché basta anche un semplice elemento maschile per mascolinizzare tutta la compagine, per dire, insomma. Quindi e la società italiana è stata ed è a livello latente tuttora abbastanza maschilista, diciamo la verità, anche nella remunerazione talvolta del lavoro, perché lo stesso lavoro svolto da una donna o da un uomo molto spesso viene remunerato appunto in maniera differente, sempre a favore degli uomini e meno delle donne. Mi piacerebbe che non ce ne fosse bisogno. E in alcuni casi sì, però diciamo che ricorrerci è davvero deprimente, perché la qualità delle persone non si misura sul genere, naturalmente, quindi no, sarei sempre di più per la meritocrazia. Io voterei, mi piace votare una persona che sappia rappresentare le stanze di tutti, anche le mie, naturalmente, però non deve essere necessariamente una donna, ma se è una donna sono felice, avrà una sensibilità in più. Per alcune cose, un uomo può avere una preparazione diversa, non lo so, ecco, no, in genere no, non ne farei una questione di genere. Io personalmente inizialmente ero contraria alle quote rosa, però poi dopo ho capito che invece era importante perché se non venivano introdotte le quote rosa nel mondo della politica, nei CDA, in qualsiasi altro luogo dove sono state introdotte, le donne non sarebbero mai entrate. Esistono tantissime, grandissime, altissime professionalità femminili, ma guarda caso, guardiamo l'ultimo governo, per esempio, le quote rosa, diciamo così, sono pochine. Se non ricordo male, nelle scorse legislature c'è stato un ministro che a un certo punto non andò a un convegno importante perché parlò di negazione di genere, erano tutti uomini. Quindi anche questa questione del quote rose, ad esempio, non mi trovano assolutamente d'accordo, cioè la persona deve essere scelta per i suoi meriti, non perché è uomo o donna. Quindi se per ricoprire un ruolo la persona migliore è una donna, ben venga la donna, ma se dovesse essere un uomo, ben venga l'uomo. Cioè credo che non, è quasi una discriminazione il fatto di dover mettere per forza un numero di donne, nel senso che cioè, se non sono in grado comunque deve essere donna. No, mettiamoci le persone che sanno fare il loro lavoro. Ma dipende, ci può essere l'idea, magari una donna in una determinata posizione politica può fare qualcosa per le altre donne, però noi soffriamo sempre di competizione, non ce lo dimentichiamo mai, questo è naturale anche, e può subentrare l'idea della gelosia, dell'essere riusciti ad arrivare a un determinato obiettivo che magari un altro non ce l'ha fatta. Io ragiono così, nel senso se una persona mi dà fiducia non vado a vedere se è uomo o donna. Per me è indifferente, quello che conta è la persona, come ragiona, come si comporta, la correttezza, la professionalità, questo è quello che conta. Poi il genere è secondario dal mio punto di vista. Io ho due figli maschi, quindi lo dico anche con un certo rammarico, noi da questo punto di vista siamo molto meglio degli uomini. C'era la frase dell'ONU che incitava alla parità, all'uguaglianza tra uomini e donne, e si sperava in un'uguaglianza che doveva esserci per il 2030, dal 1977 quando si è parlato della giornata della donna. Allora io mi sono chiesta, siamo nel 2020-2021, cioè il 2030 è a breve. Una particolare tortura era quella datale dall'osservazione continua di occhi inconsueti. Quando i paesani miravano curiosamente la lettera scarlatta, e nessuno si era mai astenuto dal farlo, era come se la marchiassero nuovamente nell'anima. Tanto che spesso ella riusciva a trattenersi solo a stento, ma sempre vi riusciva, dal nascondere il simbolo con la mano. D'altronde, anche un occhio familiare le infliggeva allo stesso modo la sofferenza. Il freddo sguardo ben noto era insopportabile. In poche parole,
Esther Prin subiva questa spaventosa agonia nel sentirsi un occhio umano costantemente sul marchio. E quel punto non finiva mai per diventare inerte. Sembrava, al contrario, essere più sensibile alla quotidiana tortura. Ma in alcune situazioni, una volta ogni tanti giorni o anche ogni tanti mesi, percepiva un occhio umano sulla lettera infamante, che sembrava donarle un fugace momento di sollievo, quasi che metà del suo strazio fosse per quell'istante condiviso. Ma nel breve volgere di un attimo, tutto riaffluiva precipitosamente in lei, causandole una fitta ancora più acuta, perché in quel breve intervallo ella aveva peccato nuovamente. Ma Esther aveva forse peccato da sola? Io ho sangue tedesco nelle vene, sono nata a Firenze, vivo a Roma, ma come mi trovo bene al sud? C'è un altro clima, un altro spirito di collaborazione. Sì, credo che ci sia ancora una grande differenza di mentalità. In questo sì, assolutamente. Credo che nell'Italia meridionale la donna abbia ancora un concetto diverso, un concetto più di donna di casa, di casalinga. Però questo poi, torno a ripetere, secondo me dipende sempre un po' dal carattere della donna, nel senso che che si deve cercare la sua autonomia, la sua indipendenza. Assoluta, non c'è nessuna differenza. Così come il buono, così il cattivo avviene in maniera del tutto paritario. Non c'è differenza tra nord e sud, tra est e ovest, e nemmeno nella categoria sociale, quello che è la posizione all'interno di una società. Purtroppo è un problema che si verifica in maniera uguale dappertutto. Non c'è nessuna differenza. Ma ancora oggi in alcuni ruoli apicali, penso per esempio al mondo sindacale della scuola. Mondo sindacale della scuola, nei ruoli apicali quasi sempre trovi figure maschili a livello nazionale. Lo dico perché io sono anche dirigente sindacale di un sindacato di area, quindi di soli dirigenti a livello campano, io sono la presidente del sindacato. E devo dire la verità, siccome in campagna la maggioranza della dirigenza è femminile, tutte le figure apicali della regione Campania, quasi tutte sono coperte, per quel che riguarda il mio sindacato che si chiama Dirigenti Scuola, sono coperte da donne, cioè c'è una presidente, una vicepresidente donna, c'è un presidente a Salerno che è una donna, a Caserta che è una donna, a Benevento e Avellino che è una donna, a Napoli c'è un uomo, poi c'è il responsabile della comunicazione che è un uomo, ma questo non per dire che le donne sono migliori degli uomini, per carità, non è questo il ragionamento, perché ci sono tantissimi dirigenti che sono all'altezza del compito, bravissimi dirigenti, ottimi dirigenti, così come quelli che vengono fuori dagli ultimi concorsi, solo che la maggioranza adesso è prevalenza femminile, quindi è più facile forse in questo mondo occupare adesso, sarebbe forse anche più giusto che occupare certi ruoli apicali siano le donne e non soltanto sempre gli uomini. Anche nel mondo della dirigenza sindacale della scuola sono quasi sempre uomini quelli che occupano le posizioni apicali. Al nord credo che questo siano un pochino più avanti, nel senso che la donna sia un pochino più indipendente, in questo sì. Beh, io credo che al sud la donna abbia più pressioni da parte dell'uomo, nel senso la tendenza a farle fare la madre di famiglia, questo credo di sì. Poi se c'è il carattere, se c'è la necessità, se c'è la voglia di rendersi autonoma, credo che riesca a portare avanti la sua guerra, perché vuol dire sono, credo, donne altrettanto forti, anzi forse anche di più rispetto alle nordiche. Però sicuramente penso che in questo l'uomo del sud sia ancora più, forse un luogo comune, però tendenzialmente abbia più avere la donna a casa che cura la casa, gli fa trovare il piatto pronto e guarda e cresce i bambini, che non è sbagliato assolutamente, però si può anche trovare degli spazi lavorativi e riuscire a fare quello e quell'altro in perfetta sintonia. Nel nord Italia c'è magari una maggiore consapevolezza della competenza femminile nel campo lavorativo,
faccio un esempio, Marisa Bellisario per dirne una. Però ciò non significa che non ci sia sottesa talvolta una maggiore insolenza in questo senso. Al sud, dove sembra che le donne non siano apprezzate abbastanza come al nord, però vige molto spesso un latente e anche manifesto matriarcato, specialmente poi sull'isola ci sono diverse attività dove la presenza femminile è preponderante, anche e soprattutto in fase decisionale e non solo organizzativa. C'è una subordinazione, c'è una differenza di trattamento salariale, appunto lo dicevamo prima. Pensa che quando nacque in Sicilia nell'Ottocento il movimento dei fasci, che era di protesta contro la mafia, molte donne partecipavano, avevano alcune grandi capacità oratorie, avrebbero potuto appunto avere ruoli in politica, però loro sottolineavano l'urgenza di fare le cose prima di sposarsi, perché dicevano dopo non avrebbero più avuto possibilità di partecipare, ecco, di essere attivisti, di partecipare da protagoniste. È un gap culturale che ancora probabilmente viviamo, forse le nuove generazioni sono pronte. Non chi sta sulla nave, ma chi resta, di sera, sulla banchina dell'isola piccola, è colui che veramente parte. Dopo aver salutato con la mano la nave che veloce si allontana, tornerà alla casa spoglia, all'acqua razionata, alle 100 scalette che salgono sull'Erta. L'amara stirpe di Penelope conosce questi inganni. Restare per partire nella lontananza del cuore, nel silenzio dell'isola remota. Ulisse va da Ramingo. Il mare è tanto grande.